Bonjour, prepariamo la colazione. Dovrei avere ancora un po' di yogurt greco. Sì, eccolo qua. Questo secondo me è il più buono qua in Italia. Prendiamo anche un po' di frutta, così finiamo le fragole e i lamponi. Di là c'è il robottino che sta pulendo la casa, che è fantastico. E eccole qua, abbiamo anche un po' di mirtilli. Versiamo lo yogurt. Adesso taglio e lavo la frutta. Ok, a questo punto prendo un po' di miele, non badate al casino che c'è qua dentro, un po' di miele, non abbiamo quello di casa oggi, però quello di supermercato andrà bene, anzi no, prima prenderemo anche un po' di muesli se lo trovo, dovrebbe essere qua, eccolo qua. Ok, e adesso ci versiamo sopra un po' di miele. Voilà, la colazione è pronta, yogurt greco con fragole, mirtilli, lamponi, quindi con frutti di bosco, muesli e un po' di miele. Yum. E adesso mi metto, ah, tra l'altro, sto parlando piano perché c'è Tomas che si è addormentato. Tra l'altro volevo dirvi che è arrivata la nuova poltrona con il puff. Evviva, evviva. E io adesso mi metto qua a rispondere alle mail mentre faccio colazione. Ciao gatta Stellings. Ciao gatta Stellina. Ciao. Miau. Buongiorno, come siamo attivi? Ieri l'abbiamo spazzolata che aveva qualche nodo, adesso è tutto un pelo bellissimo liscio liscio. Che brava mia stellina. Stellina. Dov'è il mostro? Il robottino, io lo chiamo il mostro perché loro si spaventano. Oh pupetto, buongiorno pupetto. Pupetto oggi è a casa perché ieri ha fatto la quarta infiltrazione di acido ialuronico e oggi non deve muovere il ginocchio più o meno fino alle 5 di pomeriggio, che sono passate 24 ore, e mi sa che sta anche un po' così così, non stai benissimo oggi. Secondo me hai un po' di febbre, poi la misuriamo e vediamo. Comunque, buonanotte, pupetto. Notte, Ciao, gatto, ciao. Tra l'altro, vi devo troppo far vedere le mie nuove ciabatte, vi prego. Perché, sì, ciao, gatto Denver, ciao, gatto Denver, com'è che saluti tutti a me, no? Com'è che se luri luri a me? No, in realtà l'ho già co coccolato a gatto Denver, diciamoci la verità. Vi devo troppo far vedere le mie nuove ciabatte, che vi piaceranno sicuramente. Non le ho ancora usate, ma sono queste. Sono arrivate ieri, le ho prese su ASOS, perché poi mi chiedete sempre dove le prendo. Oddio, su ASOS sì, se non sbaglio le ho prese proprio su ASOS. E sono degli unicorni glitterati, con i cuoricini, gli occhi azzurri, il pompon, tutto glitterato, sono fantastiche. Quindi quando distruggo queste, poi passo queste. Sono bellissime, non trovate? Sì, gli unicorni! Caro Denver! Ah, lui vuole andare. Ah, ma è aperta la porta, quindi entrano! Cosa c'è, caro Denver? Cosa c'è, caro Denver? Cigatino più bravo che esiste in tutto il mondo! Io mi sveglio ed è così, ragazzi, dovete capire che questa è la colonna sonora della mia vita quando sono in casa. Gatto Denver che grida a più non posso. Gatto Denver, io questa porta la chiuderò. Vieni a fare colazione con me? Oggi è buio, se non ho le luci accese è buio, questo tempo demoralizzante. È la gatta là che mi aspetta, la colazione pure. Buon appetito, mi metto al lavoro. Ok. Basta. Basta.
Tommaso ha fame e comunque abbiamo misurato la febbre a 36,2. Quindi niente. Però a Tommaso piace fare il malato. Sì, lo metti. Brutto patatone, patatone, patatone. Perché così non cucino io. Ah, brutto patatone, patatone. Bene. Cucina misca. Ah, ecco. Comodo così. Sì. Rispondo alle mail e dopo metto sul pranzo, dai, che io in realtà sto ancora facendo colazione, tra l'altro. Adesso è arrivato un altro pacco da Asos. E nel frattempo il mostro si aggira per la casa. Ora devo fare il letto. Tomas si è addormentato di nuovo. Ho lasciato rieggiare un po' con la finestra aperta. Adesso chiudiamo la finestra e facciamo il letto, che qui è un po' un disastro. Ok, la stanza si è rieggiata per bene, ho chiuso la finestra ed ho fatto il letto. Sono particolarmente orgogliosa del nostro lettuccio, è bellissimo e amo i cuscini. E poi sono anche particolarmente orgogliosa del mio comodino, che adoro, perché ci sono queste rose che sono trattate in modo particolare, durano un anno ed hanno un profumo buonissimo. Poi c'è la foto, eccola, è la foto che preferisco, mia singola del matrimonio intendo, perché non ho idea di quando la fotografa l'abbia scattata e ha colto questo momento davvero magico. Poi qui ci sono, vabbè, le mie cremine e la My Jolie Candle. Io non credo di avervi ancora parlato delle My Jolie Candle e devo assolutamente farlo. Queste sono delle candele, e di nuovo non metto a fuoco, dai, su, ok. Queste sono delle candele molto molto speciali. Allora, numero uno, hanno un profumo buonissimo. Questa, se lo notate, ha tutti questi dolcetti, tutti questi cupcake disegnati, perché sa appunto di cupcake noisette. C'è scritto cupcake noisette, ha un profumo buonissimo. Io solo a usarla anche da spenta mi profuma la camera, e poi la sera mi piace accenderla per un po' perché lascia davvero un profumo dolcissimo e buonissimo. E ho ordinato tutto, ovviamente mi conoscete, tutto profumazioni super super dolci, super golose, le amo. Ad alcuni stufano dopo un po', io invece adoro le profumazioni dolci e golose. E questa però non è una candela semplice, queste, le My Jolie Candle, sono delle candele francesi, è un brand francese che è appena sbarcato in Italia. E ogni candela, cosa può esserci di meglio di una candela profumata e super golosa? C'è di meglio che quando la bruci, ad un certo punto compare un pacchettino all'interno e tu estrai questo pacchettino e c'è un gioiello con veri cristalli Swarovski all'interno. Ogni candela ne ha uno, potete scegliere se prendere il bracciale, l'anello, ci sono i ciondoli, gli orecchini. E sono veramente uno più bello dell'altro. Vi faccio vedere quello che ho ricevuto io. Eccolo, questo è il gioiello che ho trovato nella prima candela. Adesso non vedo l'ora di scoprire che cosa c'è in questa, che l'ho appena accesa. E questo è un bracciale. Sono tutti molto eleganti, molto sottili, molto così discreti, ma la figata è appunto che li vedete, ci sono un sacco di cristalli Swarovski super super luccicosi. Ma la figata più figata di queste candele, ancora ve la devo dire, perché se sei fortunato all'interno della candela puoi trovare un gioiello in oro bianco con diamanti. E io sto pregando che in una delle candele che mi sono arrivate ci sia un gioiello in oro bianco con diamanti. Dita incrociate, spero di essere fortunata. Comunque sì, questa è la figata di queste candele. Devo farvi assolutamente vedere le altre che mi sono arrivate, perché hanno un profumo che è qualcosa di paradisiaco. Ce n'è una al profumo di macaron, poi questa è appunto cupcake noisette, poi ho zucchero filato, sono pazzesche, sono anche molto belle da vedere tra l'altro, ma hanno un profumo buonissimo. E poi appunto il gioiello all'interno non si batte, è la cosa più figa che ci possa essere al mondo secondo me, in una candela trovarci il regalino. Altra cosa che vi devo far vedere è che abbiamo appeso il quadro di Gatto Denver che mi ha regalato la mia amica per il compleanno. Gatto Denver accanto alla Louboutin con il suo sguardo tipico da tontolone Gatto Denver. Le vedete le lentiggini? È proprio Gatto Denver. Tra l'altro, oddio mio, adesso avete presente quando non vi ricordate di aver sognato una cosa e poi ad un tratto parlate di un determinato argomento e vi viene in mente che avete sognato, non so se si capisce quello che ho spiegato. Comunque, adesso che ho parlato delle lentiggini sul naso di Gatto Denver, mi sono ricordata che oggi o ieri ho sognato che tipo
li venivano via e io pensavo, e io nel sogno pensavo, oddio, io pensavo fossero lentiggini, invece era sporco e tipo gli si toglievano, no, in realtà sono lentiggini, ma che sogni faccio io, ma sono normale? Ma io non lo so veramente. Comunque l'abbiamo appeso qua, sì, c'è il gatto Denver, visto che c'è il colore azzurro ed il bianco, secondo noi ci stava molto molto bene. E quindi l'abbiamo messo qua, ta-tara, ta-tara, ta-tara. Sì, caro Denver. Approfitto per chiedervi anche un altro consiglio, perché vedete questa pianta, io non so che cosa sto sbagliando con lei, perché le foglie stanno irrimediabilmente diventando gialle e non capisco come mai. Non capisco perché ha sempre la terra umida. Prima la bagnavo da sopra, poi ho pensato che forse fosse meglio bagnarla, cioè metterle l'acqua nel vaso. E però non vedo miglioramenti, la cercato Denver che piange, non vedo miglioramenti, perché quando ce l'hanno regalata, e per il matrimonio era un regalo, le foglie erano belle verdi e adesso non lo so, stanno diventando gialle. Cresce comunque, perché per crescere sta crescendo, tipo questa foglia era piccolissima e cresce, però non lo so, credo non stia tanto bene, forse perché a volte apro la finestra ed entra freddo, non lo so. Se vi intendete di piante, avete il pollice verde, più verde del mio, io di solito sono brava con le piante, però questa non capisco veramente che cosa abbia. Fatemi sapere se avete un consiglio da darmi. E adesso, perché tipo le altre, cioè, stanno bene, solo quella che, cioè, poverina, anche bruttina. Commettiamo che me la ritrovo qua. Caro Denver? Ah no, non ci sei? Caro Denver? Ah, eccola, eccola. Ah, gatto Denver, gatto Denver, tu qua non ci entri di solito. Fuori! Gatto Denver! Miau! Miau! E tu sei andata via per 5 minuti e mi hai abbandonato! Sei brutta, cattiva! Dov'è il mostro, gatto Denver? C'è un mostro, mammina, non capisci? C'è un mostro che gira per la casa e fa rumore! Vieni, gatto Denver! Vieni, gatto Denver! Lui mi segue come un'ombra. Vieni, gatto Denver! Vieni, gatto Denver! Vieni, gatto Denver! Vieni, gatto Denver! Poppetto, vedo che è ancora nel mondo dei sogni. Gatta Stellina che fa compagnia e supporto morale. Sì, brava, gatta scoiattola. E queste sono tutte le cosine che mi sono appena arrivate da ASOS. Adesso le spacchettiamo insieme. Praticamente ho preso solo maglioni e una maglia che forse voglio usare a Capodanno, vedremo. Spero siano oversized. Ok, queste sono le cosine che ho preso. Allora ho preso questo cappello, che in realtà lo volevo tutto nero, e appena lo trovo lo prenderò, ma intanto ho questo. Poi un paio di skinny jeans. Poi questa invece, questo è il top che vi dicevo che vorrei indossare a Capodanno, forse, però... Allora qui noto che ha una spallina, già questo non mi ispira tantissimo, però lo proverò e vedremo. Sulla modella stava giusto, a me arriva tipo sotto il seno praticamente, che sono alta, quindi non lo so, devo provarlo. Per adesso l'etichetta non la tolgo per sicurezza se lo voglio tornare. E poi gli altri sono maglioni, ho preso questo, rosa, grigio e azzurrino, poi questo che è tipo un color giallo, oddio sembra giallo in videocamera, in realtà dal vivo è senape, stranissimo, lo guardo in videocamera è giallo, lo guardo dal vivo è senape, gatto Denver. Poi c'è quest'altro maglione bianco che dietro si lega e forma un fiocchetto, e poi questo grigio, vedremo, vedremo, intanto ne ho ordinati altri da H&M, questi sembrano, sono larghissimi, questo sì, però in realtà come lunghezza, gatto Denver, io ho capito, però devo fare anche altre cose nella mia vita che coccolare te. No, devi coccolare me e basta. E comunque adesso metto via tutto, sistemo, dopodiché mi preparo. Buongiorno pupetto. Chi prima facevi la nonna, pupetto? Mio patatone. Ho quanto ho dormito? Niente, un'oretta neanche. Patatone. E adesso, visto che prima dicevi pasta, pasta, adesso facciamo la pasta. E le preferite di Tomar sono le farfalle. Ole. O le orecchiette. Sì. O gli spaghettini numero 3. Ecco, però non abbiamo le orecchiette. Abbiamo gli spaghettini, visto che li abbiamo fatti ieri o l'altro ieri. Oggi facciamo le farfalle. Non ho fatto tanta per me, perché poi stasera andiamo di nuovo dalla nonna di Tomas. E lì di solito diciamo che non mangiamo proprio leggero, quindi sì, devo ancora sistemare i capelli, quindi devo tenermi leggero per stasera. Sì,
Dodone. Ho messo il maglione nuovo di Asus che mi è appena arrivato. Anche le scarpe nuove? E anche le scarpe sono nuove, però queste sono arrivate ieri, se non sbaglio. Stivaletti. Pronto il pranzetto? Farfalle al ragù, c'è anche il parmigiano, ma Tomas l'ha già mescolato. Parmigiano che io ho tagliato con il coltello perché la grattugia è lavare. E ovviamente per me Coca Zero. Zero, Coke Zero. E la gatta cosa fa? Indovina, indovina cosa fa la gatta? Sta già mangiando. Ovvio. Molto... molto appassionatamente. Gatta, sei cicciona? Non me ne frega niente. Lasciami mangiare. E questo è quanto. Buon appetito. Grazie, altrettanto. Ok, come al solito trovare un parcheggio in centro è un suicidio vero e proprio. E sto andando dal medico a fare la seconda sessione di filler, aiuto, e poi toglieremo anche, come vi dicevo, i capillari dal viso e faccio anche il laser, tutto in una seduta, probabilmente sarò dolorante dopo. E qui stanno già togliendo questi mercatini che alla fine non erano mercatini natalizi ma mercatini francesi, quelli natalizi devono ancora arrivare, così mi sembra di aver capito. Questo è l'outfit di oggi, questo cappellino, sta iniziando a piovere, questo cappellino che ho preso su Asus, il maglione che ho preso su Asus, il cappotto che ho preso su Asus, tutto su Asus, i jeans pure e anche gli stivali praticamente. L'unica cosa che non è di Asus è la mia boy bag e sta diluviando letteralmente. Le labbra fatto, ovviamente sono super super gonfie, ma si sgonfieranno con domani o dopodomani, saranno già sgonfie. E adesso passiamo al trattamento laser per i capillari, per togliere i capillari. Ne avevo un po' di più da questa parte che dall'altra, per questo che adesso sono rossissima, ma passerà tutto e domani posso già truccarmi, quindi yes. E adesso facciamo invece il laser nella zona bikini, però questa non la filmo, scusate pervertiti, questo non lo vedrete. A dopo. E qui mi ha fermato Anna. Ciao, una mia super follower che si è emozionata, ti prego non piangere. E c'è anche una sua amica qua che però non vuole che la filmiamo, quindi vi fa ciao da dietro la videocamera. Ciao. Sono tornata a casa dal mio pupetto, del mio pupetto. Adesso andiamo a prendere l'albero di Natale perché nell'altra casa non avevo una soffitta, non avevo una cantina, non avevamo niente. E quindi l'albero di Natale è in una piccola casetta di campagna che ho. E quindi andiamo a prendere l'albero di Natale, vorrei tanto poterlo fare questo weekend. Ma questo weekend siamo a Cortina, quindi mi sa che lo faremo lunedì. Comunque in anticipo, ma tanti già l'hanno fatto, mi avete detto anche voi nei commenti che un sacco di voi già l'ha fatto l'albero, quindi siamo tipo in ritardo. Le labbra sono gonfie e c'è un piccolo piccolo livido, ma è normalissimo, e qui sono ancora rossa. Comunque le ragazze che mi hanno fermata sono state troppo carine, c'è una si è messa a piangere, poi mi ha detto sei fantastica, continua così, i nostri video preferiti sono gli haul, cioè erano, siete state fantastiche. Grazie ragazze che mi avete fermato, e se mi vedete per la strada fermatemi, perché mi fa davvero tanto 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 piacere chiacchierare con voi, mi fermo sempre a chiacchierare con voi. Adesso ci prepariamo, andiamo a prendere appunto l'albero di Natale in questa piccola casetta di campagna e poi andiamo nella casa di famiglia di Tomas a cercare una specie di panca, una cosa, boh, vedremo. E poi dalla nonna di Tomas a cena. Ma una cosa strafiga che mi è arrivata, ma questo mi fa anche arrabbiare. Allora, ditemi voi se è normale che il postino mi lascia i pacchi sopra tutte le cassette della posta, ci mette il mio pacco e qualsiasi persona può passare a prenderselo. Poteva suonare, cioè nel senso eravamo a casa, bastava suonare il campanello, io gli aprivo e venivo giù a prendermelo il pacco. Però così chissà quanti pacchi che mi fregano della serie. Comunque questo è un pacco che ho ordinato io su Amazon e sono i macaron slime. Cioè io potevo non prendere i macaron slime, adesso ditemi voi. Uno si è aperto, come potete vedere. Sweet cake.
uno si è aperto, ma rimedieremo subito. E appunto all'interno di ogni macaron c'è lo slime dello stesso colore del macaron. Sono troppo contenta di averli trovati. Uffì, che fighi! Fantastico. Altri slime da aggiungere alla collezione. E siamo dalla nonna di Tomas e abbiamo la minestra calda che ci piace tanto, che è quella con le patate. Yum. I fagioli. E i fagioli. Buon appetito. Grazie tanto. Quello dovete sapere, sempre il posto di Tomas. Lui si mette sempre là e questo è il posto mio praticamente. E là dietro c'è Brin che come al solito ci osserva. Una volta era questo il posto mio. Però... Ah sì? E te l'ho rubato? Grazie che me lo concedi, grazie, buon appetito. E tra l'altro racconta perché sta nevicando. Qua fuori sta nevicando, sì, sta nevicando. Che bello, sì. Che buono, abbiamo il pesce con le patate e le zucchine che piacciono tanto a me. E come sempre la Coca-Cola Zero, mi sento viziata. Sono le robe più buone. È arrivata l'ora che ci state invidiando tutti e volete tutti copiarci la ricetta originale. Questa è la mia ricetta. Sì, veramente l'idea del gala che io ripeto che è stata sempre mia. Tu fai finta di no. Ok. Vai, facci vedere questa bontà. Allora, che cosa faremo adesso? Che cosa faremo? Se non avete visto l'episodio 1. Faremo solo questo. Ok. Questa gala a metà. Metà io e metà lei. Okay, io non la mangio metà, dai, un quarto. Vabbè, meglio per me. E lo mettiamo nel grièce caldo, sì. Così si scioglie. E si dice, mi correggono dalla regia, si dice semolino in italiano, non grièce. Grièce diciamo noi? Diciamo noi grièce. Grièce anche in tedesco. Sì, e vabbè, però in italiano sì. Mi sa che è semolino, sì. Sì, quindi sì. Semolino caldo, ci mettete la cioccolata, che può essere Lindt, Milka, no, a scelta. La gala che è la migliore. La gala che è la migliore, se no anche Kinder. Non abbiamo provato, potremmo sì, provare. Però per me la bianca, la migliore, è la gala. È il top. E si scioglie, ed è buonissima. Andiamo. Affoghiamolo nel semolino, voilà. Guardalo, guardalo. La tecnica mi piace tanto. Ninja. Il semolino cotto in latte. Semolino con il latte. Facciamo l'assaggio? Io devo prima. Anch'io. Mi hai messo la tavoletta intera, però si è quasi sciolta. Si scioglie. E stiamo facendo vedere alla nonna il nostro album del matrimonio. Sono sgredali tipo poti queste sfide. So troblio, sì, blofino. Io c'è solo io troblio. Sì, mi salutavano tutti quando arrivavamo in chiesa. Suonavano tutti il clacson, era bellissimo. Io lo sento che abbiamo la posta. Maria, così ti lepa. Tui. Non si crede mo sposo. Già, yeah, infatti. Io e tu che cosa. Sei micio, mi micio da. Vedi. Siamo tornati a casetta e mi sono già cambiata. Oggi è bellissimo perché non devo struccarmi. Avete mai la sensazione quando non vi truccate e magari tutto il giorno dite cavolo, era meglio se mi truccavano più presentabile, però poi la sera è fantastico perché non devi perdere le ore a struccarti completamente. E mi è venuto in mente che se qualcuno mi avesse detto tipo 10 anni fa che io un giorno mi farò vedere da tutta internet praticamente struccata e con una pettinatura del genere, gli avrei detto che è pazzo. Invece è vero. Comunque, ecco, ormai cioè, siamo così in confidenza che cioè io sono tranquilla a farmi vedere così in questo stato e in vestaglia, tra l'altro. Comunque, questo è l'albero di Natale e questi sono i gingilli, cioè in realtà non si vede niente, però qua dentro, ecco, vi garantisco che c'è l'albero di Natale portato dall'Olanda, questo l'avevo comprato ad Amsterdam, e qui ci sono tutti i gingilli. L'unica cosa che non abbiamo è il presepe, però almeno l'albero e i gingilli ci sono. Sig, vorrei tanto poterlo fare subito, però dovremo aspettare lunedì, ma intanto mi avete chiesto di filmare un vlog quando lo faremo e quindi faremo il vlog quando prepariamo l'albero, così sarà un po' come se foste qua con noi a farlo. Qui c'è il gatto Denver. Ciao! Ciao! Piccolo carino duro bianco. Duro bianco, sì, bravissimo. Adesso vado a piegare delle cose, ho messo su una lavatrice appena tornata a casa e dopodiché mi metto a montare questo video. Io faccio sempre montaggi la sera, praticamente vado a dormire sempre tardissimo perché sto al computer e devo ancora rispondere a delle mail, quindi questo è il programma serale. Pronti per andare a nanna? E mi sono preparata il mio macaron slime che
con cui giocherò mentre edito il video. Infatti ho qua il computer e Pupetto invece va a nanna, io mi metto vicino a lui ad editare. Buonanotte, ciao ciao. Buonanotte Pupetto, ciao, buonanotte. Buonanotte ragazzi.